Lunedì 9 gennaio 2017, presso l'ambasciata di Grecia a Roma, si è svolta la presentazione del volume Akhenaton e la nascita del monoteismo. Sono intervenuti, insieme all'autore del libro Emanuele Ghikas, l'ambasciatore di Grecia in Italia, Themistocles Demiris, Paolo Xella, dirigente di ricerca del CNR, e Paola Buzzi, dell'Università La Sapienza di Roma. Sono particolarmente grato all'ambasciatore, l'amico Demiris, che ha avuto l'iniziativa di questa presentazione. Sono convinto che la questione dell'origine del monoteismo e delle sue prospettive nella presente crisi spirituale che attraversa il mondo occidentale sia un argomento di rilevanza più generale, e il fatto che le mie ricerche mi hanno condotto, per le ragioni che spiego nel mio libro, a considerare che la rivoluzione religiosa di Akhenaton rappresenta effettivamente l'origine del monoteismo, che le circostanze particolari in cui sorse spiegano anche come esso poi sia diventato l'appannaggio di un popolo che era stato fino allora ai margini della civiltà umana. Penso che queste conclusioni abbiano una rilevanza particolare perché conducono, o dovrebbero condurre secondo me, alla conclusione che Dio non è così assente dal mondo come ci sembra oggi per varie ragioni, ma che la storia ha effettivamente una finalità, uno scopo, un termine che dà alla vita individuale uno scopo, contrariamente a quanto si pensa di più, sempre più oggigiorno. Posso dire che siamo tutti nella ambasciata di Grecia molto onorati, sì, di ospitare questo evento. È vero che di una prima occhiata non ci sono tanti elementi leganti tra la Grecia e Akhenaton, ma penso che non sia tanto non sia vero questo, perché ci sono elementi, perché Akhenaton costituisce forse uno sforzo tra i primi per creare una nuova religione. E questo, siccome la Grecia ha come pilastro importante la religione, l'ortodossia e il cristianesimo, allora questa storia riguarda anche la Grecia. E poi Akhenaton è stato un riformatore, le riforme sono sempre l'attualità anche in Grecia, allora un riformatore riguarda anche la Grecia. E poi ha creato una rivoluzione nell'arte, perché è stato per la prima volta quando durante nel regno di Akhenaton che i figuri sono più prossimi alla realtà. Questo riguarda anche l'arte. Quindi il messaggio non è solo egiziano, non è solo greco, è universale. È per questo che siamo molto onorati. Poi non dobbiamo dimenticare che l'autore è greco. Questo allora è stato una delle ragioni principali per ospitare questo evento qui. Un argomento senza dubbio di grandissimo interesse, perché su Akhenaton è stato scritto molto. È evidente che anche la definizione della rivoluzione amarniana, da un punto di vista storico, è di estremo interesse, suscita curiosità. Cos'era esattamente questa rivoluzione amarniana? Era veramente un tentativo di imporre la prima forma di monoteismo, oppure piuttosto una rottura politica rispetto al passato per consolidare il proprio
potere a scapito dei sacerdoti di Amon. Questo è il filone principale di qualsiasi discussione inerente ad Akhenaton, quindi il libro di Emanuele Gicas dà lo spunto per affrontare ancora una volta questa tematica. Si tratta di un libro molto interessante, soprattutto perché è scritto da un amatore, non che ci sia uno spirito divino che suggerisce alle persone di optare verso il monoteismo, non è passibile né di conferma né di smentita. Su questo ciascuno di noi sa che non si tratta di materia scientifica, quindi su questo sorvolerò. Mentre la collega, come avrà detto prima, si occuperà della parte proprio egittologica, io mi occuperò un po' del problema storico, proprio delle origini del monoteismo e del rapporto tra questo faraone e eventualmente Israele, che vedo un po' problematico. Invece l'autore è molto, diciamo, attaccato a questo link.